E soprattutto, ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. E qua credo che affronteremo Zarbon. Io credo che la fase 1 della battaglia contro Zarbon. Quindi a noi due, caro Zarbon, vediamo cosa sai fare. Sapete, se avessimo gli innovatori sarebbe meno faticoso trovare i villaggi. Ehi, ne è passato di tempo, Zarbon. Dodori ha lo gemme eliminato, ora tocca a te. Cosa? Tu hai sconfitto Dodoria? Ecco perché non è rientrato, non posso crederci. So che avete perso i rivelatori e avete dovuto dividervi per cercare i villaggi di Namek. Questo vuol dire che le sfere che avete trovato ce l'ha Freezer. Ce le ha Freezer. Maledetto! Non permetterò a Freezer di raccoglierle tutte. Ne ho già trovata una, presto mi riprenderò anche le altre. Cosa? Ok, Freezer contro Zarma. Vegeta contro Zarma, che cacchio sto di. Ho detto Freezer contro Zarma. Dio, danza sanguinaria. Dio, livello 24 contro livello 23. Vai. Peccato che di personaggi giocabili su Dragon Ball Z Kakarot ne sono veramente pochi. Tra l'altro si dice che dovrebbe uscire anche un nuovo DLC su Dragon Ball Z Kakarot. Mi pare che sia il DLC di Broly, però quello là di Dragon Ball Super, no, è quello di Dragon Ball Z, eh. Che mi pare che dovrebbe uscire il nuovo DLC. Ma non lo so, perché sarebbe interessante provare il DLC di Broly, eh. Quello là di Dragon Ball Super. Cacchio, l'aura rossa. Fatto, perché Dragon Ball Z Kakarot tutti improvvisamente l'aura si fa rossa? C'è l'aura dei nemici. Beh, sei talmente lento che sembri fermo. No, non ci credo. Ok, livello 25 per Vegeta. Ah, non riesci nemmeno a toccarmi. Che sorpresa, sei migliorato enormemente. Ma purtroppo per te questo ha risvegliato la mia forza sopita da anni. Hai un senso dell'umorismo notevole. Avrei preferito evitarlo, ma trasformandomi aumenterò la mia potenza in modo esponenziale. Oh, ok. Dalla vera bellezza alla vera bruttezza, guardate. Ok, mo Vegeta le busche tanto. Maledizione! Hai fatto male i tuoi calcoli, mi dispiace per te, ma purtroppo la situazione si è invertita. Ti dirò anche un'altra cosa interessante. Anche Lord Freezer è in grado di trasformarsi. Cosa? Oh, è svenuto. Non posso permetterti di morire. Ho ancora molte cose da domandarti. Mi toccherà guarirti anche se sei un traditore. Quando ti riprenderai, ti costringerò a dimmi dove hai nascosto la sfera del drago. E ritorniamo a Krilli e a Gohan. Ci siamo! Ecco la casa della zona. Ci siamo! Nail, meno male, sei vivo! Benvenuto, Dende. L'anziano saggio conosce già tutta la situazione. Entrate pure, l'anziano saggio vi sta aspettando.
Prego, signor Foxhound, il comandante. No, non mi. Cioè, mi tolgo questa famosa frase detta da Mary. Com'è grosso? Benvenuto terrestre, vero? So che hai salvato il piccolo Dende. Ti ringrazio. Diolo. Penso che lo sto doppiando uguale come doppiaggio Mediaset. Cosa l'anziano Saci. No, non c'è di che. Il fatto che a quasi tutti i miei figli su questo pianeta sono stati uccisi dagli invasori mi strazia il cuore. Non pensavo che le sfere del drago, simbolo della saggezza e della forza dei Namecciani, potessero causare tutto questo. Perdonami la mia schiettezza, ma vorrei chiedere di affidarmi la sua sfera. Le prometto di non darla a quei delinquenti. E glielo chiedo io. Se il desiderio di questi terrestri fosse esaurito, le sfere riapparirebbero anche sulla Terra. Cosa? Esistono anche delle sfere sulla Terra. Qualche Namecciano è stato lì. Sì, tanto tempo fa, durante la crisi di questo pianeta, fuggì sulla Terra con un'astronave. Era il figlio di Katas. Che sorpresa! Allora quel bambino è sopravvissuto. Se ricordo bene, quel bambino era un membro della famiglia del drago, i creatori delle sfere. Ma come è morto? Con cause naturali o è stato ucciso? È stato ucciso da un Saiyan di nome Nappa. Avvicinati, giovane terrestre, voglio conoscere il tuo passato. Il mio passato. Ok, qua penso che risveglierà il suo potenziale, credo. Ah, influenzato dalla malvagità umana. Si è diviso in due. Che sciocco, così facendo ha dimezzato la sua straordinaria forza. Se non si fosse diviso, non sarebbe sicuramente morto. Se non si fosse diviso. Significa che Dio e Union si riunissero e recupererebbero la forza originale, la loro forza. Molto bene, il vostro intento è sincero e il vostro coraggio vi ha premiato. Vi affiderò questa sfera. Ma non potreste riuscire a esaurire il vostro desiderio. Perché? Purtroppo la vi mia vita finirà nel giro di pochi giorni. Pensi di riuscire a recuperare le sfere da quei terribili delinquenti? Temo che per tu sia forte sarà impossibile. Quando morirò anche le sfere del drago scompariranno. Ho capito, ma non c'è altra scelta. Difenderò questa sfera anche a costo della mia vita. Ti ringrazio. Nonostante tu sia interesse, hai una forza eccezionale. Purtroppo la tua forza non si è del tutto risvegliata. Lascia che liberi la forza nascosta dentro di te. Impossibile, non ho più alcuna forza nascosta. Ormai sono arrivato al limite. Ah! La mia forza! Sì! Sento una forza incredibile, grandioso. Posso portare qui anche il mio amico. Sicuramente ha una forza nascosta molto più superiore alla mia. Portalo pure. È meglio avere molti alleati potenti dalla parte della giustizia. Bene, vado a prenderlo immediatamente. Dende, tu aspetta qui, torno subito con Gohan. Va bene, ma fai attenzione. Ok, abbiamo sbloccato l'anziano saggio anche come emblema dell'anima. Ok, credo che siamo. Vabbè, a metà, verso la metà della saga di Freezer, credo, probabilmente. Guarda, Gohan, la sfera più lontana si sta spostando. Si sta dirigendo verso di noi, pensi sia Krillin? È sicuramente lui. Aspetta, allora chi ce l'ha questa qui? Forse 5 sfere sono probabilmente quelle in mano a Freezer, ma qui ce n'è un'altra. Ah, il villaggio assalito da Vegeta era in quella direzione. Ma Vegeta non è più là, non percepisco la sua aura. Ho capito, quindi ha attaccato il villaggio. Non ha mai trovato la sfera del drago. Pensami il radar, vado a prendere quella sfera. Forza! Ah, dimenticavo.
Ho lasciato nella grotta una macchina per cucinare e una per le risorse. Oh! Quindi se vogliamo riprendere le statistiche momentanee, qua potremmo anche... Io ho sbloccato una storia secondaria, potrei anche farlo, volendo. Un altro, quasi completato tutta la serie eloquendo di GTA Vice City. Comunque vi ringrazio. Vi ringrazio comunque che di aver seguito da prima all'ultimo episodio della serie eloquendo di GTA Vice City. Mi credo che presto arriverai al finale. E credo che non so quando continuerò la serie eloquendo di... di cosa la di GTA 5. Magari... magari... dipende, non so... vabbè, dipende quanto tempo ci metto a finire la serie quando di GTA Vice City. Ma adesso... non credo che manca molto per la... verso la fine, verso il finale, su. Dio qua, non avvicinarti qua, te. Ok, al momento io salvo, eh. Poi non so quanti mi ho registrato qua, eh. Guarda, guarda, ho trovato una pulce in amecciana. Scommetto che sai qualcosa sull'FD del drago. Vieni con me. Ok. Perché dobbiamo proteggere questo namecciano. Fibbo, lascialo stare. E tu chi diavolo sei? I namecciani non hanno fatto niente di male. Non avete diritto di trattarli così. Ok, vabbè, tanto questi nemici qui sono proprio delle mezze cartucce, quindi possiamo pure sconfiggerli facilmente. Dai. Niente di più facile. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora sei sicuro? Tu stai dietro! Eh? Sei uno di loro, vero? Oh, sta tranquillo, io non... non ti credo! Tutti quelli del mio villaggio sono stati uccisi da gente venuta dallo spazio! E da lì che vieni anche tu, giusto? Quindi anche tu sei malvagio! Ora capisco questa relazione, ha passato così tante che ormai non si fida di nessuno. Che non sia di questo pianeta. Mi dispiace tanto, avrei dovuto salvare il tuo villaggio, ma sono arrivato tardi. Eh? Ma sono qui per aiutarti, te lo giuro. Eh? Hai fame? Zitto, cosa ti importa? Vuoi che ti aiuti a recuperare il cibo? Ma noi basta dell'acqua. Cosa? Quindi dei maniciani basta per bere acqua per sopravvivere. Ora che ci penso non ho mai visto Junior mangiare. Aspettami qui, ok? Eh? Quando raccogliere l'acqua pulita e gliela porto. Tieni, bevi. E per me, no, non mi fido, l'ha avvelenata, vero? Tranquillo, è solo semplice acqua. Beh. Buona, eh? Già. Che sta succedendo? Ma cosa che non va? Non riesco più a bere. Come sarebbe? Non lo so. Il suo corpo deve avere qualcosa che non va. Che ne dici di un po' di frutta? Frutta? Non l'ho mai provata. Vado a prendermi un... oddio, la frutta. Santa questa. Ok, dai. C'è anche...
Vabbè, dai, ho fatto qualche taglio mentre cerco la frutta alla messicana e poi ci becchiamo dopo. Ok, abbiamo procurato della frutta, quindi possiamo anche tornare dal piccolo navesciano. Parliamo. Vieni, ecco un po' di frutta, assaggiala. Non ti va? No, non è per questo. È che non ne ho mai mangiato, quindi non so come si fa. Ah, hai ragione. Non ci avevo pensato, ti faccio vedere. Dopo che Gohan gli ha mostrato come sbucciare la frutta, il bambino l'ha messo all'assaggio per la prima volta. Allora, che ne dici? Piastro. Oh, scusa, avrei dovuto assaggiare prima assaggiarlo io. Però non è male, ora mi sento meglio, è tutto così nuovo. Non ho mai provato una sensazione del genere. Che gli sarà successo? Magari Bumma ne sa qualcosa. Potresti aspettarmi qui un secondo, devo andare a controllare una cosa, torno subito. Ok, bisogna andare da Bulma. Ok. Tra l'altro sto notando che il primo episodio di Final Fantasy 8 Remastered sta quasi per raggiungere le 100 visualizzazioni, quindi vi ringrazio. Andiamo da Bulma. Parliamo di. Oh, sei tornato? Hai trovato qualche stella del drago? Però. No, però. Una cosa da chiederti. Poco fa ho incontrato un bambino namecciano. Così gli ho portato della frutta. Capisco. Sai cosa può essergli successo? Beh, sono nipote. Ma forse lo stesso subito potrebbe aver causato anomalie nel suo corpo e nella sua mente. Quindi ora invece di assorbire le sostanze nutritive dell'acqua, deve assumerle attraverso il cibo, come noi. Davvero? E come facciamo a curarlo? Non ne ho idea, questo va oltre le mie conoscenze. Ok. Quanto da piccolo navesciano? E questa è la sua Ah, non è il mio corpo, ha qualcosa che non va. Tranquillo, sono certo che col tempo tornerà tutto alla normalità. E mi dispiace po non poter fare altro per te, però purtroppo ti ho portato dell'altra frutta. Dovrebbe bastare almeno per un po' di tempo. Ehi, perché sei così gentile con me? Perché la cosa giusta da fare, no? La cosa giusta da fare? Certo, se qualcuno è in difficoltà bisogna dargli una mano, no? Sul mio pianeta facciamo così. Ah, bello vedere che esistono altri alieni buoni come te. Come ti chiami? Io sono Gohan, e tu? Mi chiamo Neke. Gohan, per me è un momento difficile, ma sapere che posso contare su una persona gentile come te mi fa sentire un po' meglio. Cercherò di essere forte. Bravo, io farò di tutto per aiutarti. Grazie, grazie Gohan. Ok, no, ho completato un'altra storia. E non pensavo che ci sono storie secondarie anche su Namek. Attanto non so che potremmo anche. Sì, dai. A noi la storia, quella la storia. Tanto qua sì, otterremo un bel po' di esperienza in più. Mi salvo un attimo. Qua dovrei controllare, scusate, dovrei controllare se sto registrando qua. Ok, sto registrando, dai.
Dai, andiamo a cercare la scheda del drago. Vediamo, deve essere qui. È terribile, il villaggio è distrutto. Devo trovare la scheda del drago. Ok, dove dovrebbe essere la scheda del drago? Ed eccola qui la sfera, che poi è bella enorme, che sono enormi sul pianeta Namek le sfere. Ma come mai era lì? Forse è stata la gente del villaggio a nasconderla. Qua poi prendiamo esperienza a caso, senza fare un cacchio. Ok, Vegeta. Cos'è stato quel rumore? Non sarà mica. Tra l'altro Vegeta è guarito qua. Nella vasca di animazione. E nella vasca. Non è nella vasca di cura. Maledetto Vegeta, sbrigati! Trovalo subito! Finalmente! Ecco le sfere! Ce ne sono cinque! Non posso portarle tutte con me. Non ho tempo di pensare a come trasportarle. Devo guadagnare un po' di tempo. Ed ecco qua, ha gettato via tutte le sue. Bene adesso. Quel bastardo vuole prenderle le sfere! Le sfere del drago! Maledetto Vegeta! È imperdonabile! Voglio che trovi quel traditore, anche a costo di setacciare l'intero pianeta! Se non torni qui con Vegeta entro un'ora, ti ucciderò con le mie stesse mani. Mi duole ammetterlo, ma non. A quanto pare i Saiyan sono più pericolosi di quanto pensassi. Diventano più forti dopo ogni scontro. Ovviamente non possono raggiungere il mio livello, ma sarà meglio eliminarli una volta per tutte. Sarebbe un problema se mi trovassi davanti un Super Saiyan. Credo sia il momento di chiamare la squadra Ginyu. Oh, ecco la squadra Ginyu. E poi credo che al prossimo episodio arriveranno la squadra Ginyu. E scoppierete dal ridere quando doppierò tutti i membri della squadra. Eccole qua, ho davvero una mira niente male. Ti sta bene, Freezer? Finalmente le tue sfere sono mie. Ora ne ho sei, compresa quello che ho nascosto sott'acqua. Ne manca solo una. Eh? Questa potenza è enorme, è Zarbon. Incredibile, non pensavo di avere ancora così tanta potenza. Arriverò da Gohan in men che non si dica. E quando incontrerà l'anziano saggio diventerà incredibilmente più forte. Quel tizio che ho visto sulla terra, che ci fa qui su Namek? Aveva anche l'ultima sfera del drago. Vegeta impassibile. Incredulo. A quanto pare la fortuna è dalla mia parte. Maledetto Vegeta, dove si è cacciato?
Se non lo trovo, Lord Freezer mi farà fuori. Ok, dopo la sconfitta... Ma quello finalmente ti ho trovato, Vegeta. Ok, dopo la sconfitta di Zarbon... Sento un'aura potente dirigersi verso di me. Zarbon mi ha scoperto. Bene, dopo che avrò sappato la sfera a quel nanerotto terrestre, lo farò fuori una volta per tutte. Ok, dopo la sconfitta di Zarbon... Concluderò l'episodio, anche questo episodio di Dragon Ball Z a Kakarotto. Ah, Zarbon è già praticamente morto. So quanti minuti ho registrato qua. Krilli, Bulma, te ne stai fuori, se te ne stai fuori scopriranno. Quelle nazioni del drago, quelle originali sono enormi. Sì, me l'ha data l'anziano saggio, è stato molto comprensivo. A proposito, Bulma, dov'è Gohan? Voglio portarla dall'anziano saggio. È andata a prendere l'altra sfera. Il radar la segnalava vicino al villaggio attaccato da Vegeta. Davvero? Ma cosa? Quest'aura? Vegeta! Non immaginavo di incontrarti qui, terrestre. Oh no, ero così preso dalla mia nuova forza che non mi sono accorto di lui. Non indossa il rilevatore, deve aver imparato a percepire l'aura. A giudicare dalla sfera che tieni tra le braccia, direi che abbiamo lo stesso obiettivo. Per vostra fortuna ho una cosa da fare prima di prendermi quella sfera. Ma non pensiate neanche minimamente di provare a fuggire. Eccolo. Però ne hai di fegato, Vegeta. Per colpa tua ho perso la fiducia di Lord Freezer. Dimmi dove ha nascosto le sfere del drago, trovo a strappartelo di bocca con la forza. Provaci! Non impari mai! Oh, come previsto, ha abbassato la guardia. E ok, di nuovo contro Zabon, stavolta Zabon morirà. Non mi sfuggirai! Prendi questo! Mi scordo di un posto delle abilità di Vegeta! Porca troia! Guardati, sei già a pezzi! Spero che tu sia pronto a morire, Zarbon! Morire? Non farmi ridere! Non dire assurdità, sono molto più potente di un primate come te! Occhio. Oh, ma una volta che riesco a schivare questo attacco, prendi questo. Muori. Oddio, sconda di onde. No, pensavo che facevo lo sconda di onde. Ti ho in pugno. Ok, Zarbon che incula Vegeta. Scusate. No, cacchio. Pensavo di essere più forte di Zarbon. Non sa cacchio di sangue a... di sangue. Tanto non ci fai più paura, caro Zarbo. Oh, ti finisco la scarica perché già mi hai rotto le palle. Muori! Ma porca troia, di nuovo sto attacco di... Vegeta, tu, come osi? Ok, dai che non manca molto. Ma porca, basta con questo attacco. Ok, ce l'ho fatta. Ho un po' di fatica, però ce l'ho fatta. Ok, livello 27. Dai. Sai che non fu andato a allenare sia Vegeta che Krillin.
Ok, Zarbon è anche stato sconfitto. Ho fatto un grosso errore curandomi, sai? Stavo quasi per morire. Ma noi Sanian diventiamo più forti ogni volta che siamo a un passo dalla morte. Ah, ecco perché la forza di Goku aumenta dopo ogni suo incontro. Allora, cosa puoi fare? Che ne dici di darmi quella sfera senza creare problemi? Se ti do la sfera, te ne andrai senza da di qui senza farci del male. E va bene. A me interessa solo la sfera del drago. Non ho tempo per giocare con voi pesciolini. Finalmente sarò io a dominare l'universo al posto di Freezer. Ormai la vita eterna è mia. Non possiamo permettergli di avere tutte le sette. Gohan, mi raccomando, torna qui senza farti scoprire da Vegeta. E ok, credo che... Devo anche terminare qui l'episodio. Senza che... Spero che Krillin e Bulma siano bene. Devo implicarmi. Ok, vorrei anche terminare qui questo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Da vostro cavolo insieme è tutto e ci becchiamo alla prossima, dai.